Buongiorno, buongiorno in questa puntata di C'è Futuro e Futuro, dove parleremo di un argomento abbastanza insolito. Parleremo di Mind. Mind è un grandissimo progetto che riguarda Milano, infatti Mind significa Milano Innovation District, ed è un grandissimo progetto che si svilupperà nei prossimi 10 anni nell'area che ospitò Expo 2015. Come ben sappiamo, molto spesso in queste grandi fiere che coprono delle aree molto grandi si costruiscono edifici, si costruiscono strutture, eccetera, che però poi spesso fanno la fine delle cattedrali nel deserto e quindi rimangono lì e diventano, sono destinate un po' a decadere e a non avere più un futuro. Invece, in questo caso, Milano Innovation District, che è un'iniziativa pubblico-privata, ha un destino che sarà molto brillante. Perché? Perché sarà un destino brillante? Intanto perché appunto si vuole fare vivere quest'area in futuro. Infatti la concessione che è stata data al costruttore privato, che è Lendlease, è di 99 anni e Lendlease collabora con un'organizzazione pubblica che è Arexpo. Non è un distretto generico, ma sarà un vero e proprio quartiere destinato a ospitare sia persone, sia naturalmente uffici e altri tipi di istituzioni, in particolare istituzioni e organizzazioni che saranno dedicate alla scienza, alle scienze della vita. Vale a dire, questo distretto dell'innovazione sarà particolarmente dedicato al settore delle biotecnologie. E in particolare ancora vuole diventare un distretto a forte vocazione, non solo appunto delle scienze della vita, ma in particolare andando a toccare alcuni settori veramente estremamente importanti per il futuro di tutti noi. Quali sono? Sono biologia, medicina, farmacologia, genomica e anche la convergenza fra biotecnologie, ricerca clinica, big data e tecnologie digitali. Quindi c'è certamente la vocazione per il biotech e per le scienze della vita, ma come appunto dicevo, ci sono anche degli orientamenti per lo sviluppo molto importante di tecnologie digitali. Vediamo in che cosa si articola questo grande progetto. Intanto, come ho già detto, si svilupperà, sarà più o meno completato per il 2031-2032. Si sviluppa su 1 milione di metri quadri di superficie. 1 milione di metri quadri è tanto, ma ben il 40% di questo milione sarà dedicato a spazio verde. Non può che essere così, perché naturalmente oramai la sensibilità sociale generale è quella che dobbiamo vivere in un ambiente sempre migliore e recuperare quelli che sono, diciamo, i gravi danni fatti in passato. Alla fine, quando sarà tutto completato, ci vivranno 60.000 e lavoreranno 60.000 persone e ci saranno molto più di 1 migliaio di ricercatori tra queste 60.000 persone che saranno impegnati nelle istituzioni di ricerca e di altro genere. Quindi è un grandissimo progetto che ha un valore molto importante di 4 miliardi e mezzo di euro da qui alla fine appunto della fase di sviluppo, di cui la metà circa saranno affrontati questi investimenti da Lendlease, che è l'organizzazione privata internazionale. L'altra metà sarà invece sviluppata da attori pubblici. Già adesso tutto questo si presenta come un esempio veramente notevole, importante e virtuoso di collaborazione pubblico-privata. Direi che addirittura lo possiamo considerare paradigmatico di quello che potrebbe diventare un modello anche per altre aree del paese. Perché? Perché già adesso ci sono degli sviluppi estremamente importanti, si è sviluppato lo Human Technopole, che era stato annunciato alla fine dell'esperienza di Expo. Ci sono due università, una già presente, diciamo, in quella zona, che è il Politecnico di Milano, e un'altra che si sta installando, che è la Statale di Milano. Ci sono degli altri attori importantissimi, per esempio c'è il nuovo ospedale Galeazzi, che è un ospedale di grandissima rilevanza e portata, e poi ci sono ancora altre iniziative di varia natura, così come attori privati, diciamo, delle grandi aziende come AstraZeneca e altre aziende di questo tipo che si stanno installando o si sono già installate molto spesso con investimenti di centinaia di milioni di euro. Quindi l'iniziativa, ancora una volta, è estremamente importante sotto il profilo economico perché darà
lavoro a moltissime persone, avrà un impatto molto forte sul prodotto interno lordo nazionale e naturalmente su quello regionale della Lombardia. Un'ultima considerazione è naturalmente tutto questo, visto che si sviluppa sul futuro e il nostro futuro è verso il digitale e verso la sostenibilità, questo è un progetto che vuole essere carbon neutral, vale a dire avere emissioni di carbonio pari a zero, molto prima di quelle che sono le scadenze europee, che come sappiamo sono il 2050. Questo distretto sarà neutrale da questo punto di vista per il 2040. L'energia sarà totalmente rinnovabile, quindi nessuna energia fossile, ma solo energia rinnovabile al 100% nei prossimi anni. Già si sta sviluppando col teleriscaldamento, anche il teleraffrescamento, ci saranno delle soluzioni tecniche da questo punto di vista estremamente avanzate e poi c'è l'aspetto sociale. Questa sarà un'area dove sarà piacevole vivere, quindi c'è uno sviluppo territoriale molto attento e uno sviluppo di inclusione sociale e anche di apprendimento, perché si svilupperanno anche lì delle iniziative di formazione in molti campi e che daranno vita appunto a un distretto che da questo punto di vista avrà attenzione sia alla parte economica, sia alla parte di sviluppo territoriale, sia appunto di sviluppo sociale e di sostenibilità. Ecco, questo è Mind, credo che appunto se guardiamo al futuro, questo è un esempio importante, ripeto, paradigmatico, che potremo imitare e replicare anche in aree del paese e quindi guardiamolo con attenzione. Arrivederci.